Preoccupa il fenomeno di capitali di origine illecita, sempre più diffuso nel territorio pescarese, soprattutto a causa di plurime iniziative ad opera di soggetti aventi a vario titolo rapporti con associazioni di tipo mafioso. Così, il procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli, commenta l'inchiesta, non ancora chiusa, che ha portato alla scoperta di un giro di riciclaggio di denaro provento di attività illecite condotte da 'Ndrangheta e Camorra. Nel capoluogo adriatico gli arresti per autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta sono 4, eseguiti dagli agenti della polizia locale di Pescara nei confronti di altrettante persone su disposizione della procura. In carcere è finito l'imprenditore napoletano Pasquale Garofalo. Agli arresti domiciliari Anna Paola Cavaliere, moglie dell'imprenditore Adamo Di Natale, e i due pescaresi Enzo Mazzocchetti, contabile dell'imprenditore Garofalo, e la sua collaboratrice Laica D'Agostino, come riporta oggi il quotidiano Il Centro, che nelle pagine di cronaca di Pescara ricostruisce dettagliatamente l'intera vicenda. Le misure cautelari a carico degli indagati sono state firmate dal GIP Francesco Marino e disposte dai titolari dell'inchiesta Anna Rita Mantini, procuratore aggiunto, e Luca Sciarretta, sostituto, che indagano su una vicenda giudiziaria che vede coinvolta l'intera famiglia di Natale, compreso il figlio Federico. Gli accertamenti investigativi hanno preso il via nella primavera del 2023 e sono andati avanti in questi mesi con intercettazioni, audizioni di persone, acquisizioni documentali e complessi accertamenti bancari e finanziari. Negli ultimi anni, la famiglia Di Natale, che nei decenni addietro ha legato il proprio nome alla gestione di luoghi topici della pescaresità, dal Bar Berardo al Parco dei Principi, aveva gestito il prestigioso ristorante Le Terrazze Roof Garden nella centralissima piazza Primo Maggio, favorendo l'ingresso di Garofalo attraverso una copertura di facciata con la cavaliere a fare da prestanome con l'intestazione fittizia della società Floor Six, costituita a luglio del 2022 proprio per gestire le terrazze. In questa operazione Garofalo avrebbe investito 800.000 euro, una parte del tesoretto di 60 milioni di euro che, secondo le indagini svolte dalla magistratura milanese con l'ausilio della direzione distrettuale antimafia, sarebbero state frutto di operazioni economiche illecite avvenute appunto a Milano, dove l'imprenditore napoletano aveva la sua sede operativa anche in sinergia con soggetti legati a 'Ndrangheta e Camorra, come accertato dalla Procura Lombarda. Il punto di contatto tra le indagini milanesi e quelle pescaresi sarebbe stata proprio la gestione delle terrazze Roof Garden, dove, secondo l'accusa, l'imprenditore Garofalo avrebbe investito capitali illeciti, frutto di riciclaggio e bancarotta. Gli 800.000 euro, provenienti dal capitale complessivo di 60 milioni di euro di Garofalo, sarebbero dunque serviti all'imprenditore napoletano per rilevare la gestione del Roof Garden attraverso il prestanome della cavaliere chiamata a gestire fittiziamente la società Floor Six e ripianare i debiti che la famiglia di Natale avrebbe accumulato con la precedente gestione del ristorante Le Terrazze. Per questo, tra i capi di imputazione figura anche il reato di trasferimento fraudolento di valori, contestato ai 4 indagati ai quali sono state applicate le misure cautelari degli arresti. A carico di Garofalo sono stati disposti anche sequestri per 800.000 euro, frutto del reato di autoriciclaggio. Ma l'inchiesta non è ancora chiusa e le indagini vanno avanti, concentrandosi a vario titolo anche su altri indagati nei confronti dei quali sono state disposte varie perquisizioni. Intanto in città cresce la preoccupazione per le infiltrazioni malavitose nel tessuto economico cittadino. Al TG8 il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Oggi la polizia locale porta a casa un risultato eccezionale degno delle migliori intelligence italiane ed europee, perché su delega della procura ha portato avanti un'indagine che mette un argine a un'infiltrazione mafiosa nella nostra città. Certo, Pescara è una città ricca, è una città molto appetibile non soltanto da chi viene qui per fare attività lecita, ma anche da chi pensa di venire a commettere reati. Però ogni settimana vediamo che le forze dell'ordine riescono a bloccare questi fenomeni attraverso arresti continui che riguardino droga o reati che si commettono in città, e in questo caso un argine all'infiltrazione mafiosa. Quindi i cittadini di Pescara sanno che Pescara è una città molto appetibile, ma sanno anche che c'è una rete di protezione che oggi sta funzionando, portando a casa risultati incredibili, inimmaginabili, perché non credo che in altre città la polizia locale abbia una delega dalla procura sulle infiltrazioni mafiose e riesca a ottenere questi risultati.